Siamo all'incrocio tra Viale Marconi e Via Elettra. Lavori anti-allagamento. Fiorilli, cosa volete segnalare come associazione Pescara Mi Piace? Ma vogliamo segnalare innanzitutto il fatto che oggi ci sono dei lavori ulteriori rispetto a quelli previsti dal piano anti-allagamento di circa 36.000 euro, di cui non conosciamo bene la ragione e soprattutto la funzione. Ci chiediamo perché questa ulteriore esecuzione di lavori rispetto a quelli già previsti, a cosa servono, se siano realmente utili rispetto invece al completamento dei lavori, cioè al DK15, al collegamento del DK15 con i lavori anti-allagamento, per scongiurare finalmente in maniera definitiva l'allagamento di questa zona che ormai sembra una storia infinita. Chiediamo all'amministrazione alcune risposte che in realtà chiediamo da tempo, non sono mai state fornite, e ci chiediamo se i lavori eseguiti siano veramente utili o sia un altro sperpero di denaro che purtroppo la prossima pioggia non risolverà il problema in maniera definitiva. Vogliamo ricordare che l'amministrazione a guida Alboremascia ha lasciato un cantiere con 2 milioni di euro, poi questo cantiere è stato collaudato, ma a distanza di qualche mese la via Marconi continua ad allagarsi, via De Petruzzi continua ad allagarsi, con danni enormi alle attività economiche e produttive della zona. Adesso, durante l'ultima pioggia, abbiamo saputo dal comune che via Marconi si è allagata perché i tombini sono diventati affluenti del Bardet, cosa molto strana, perché a noi risulta che il Bardet, tramite le proprie idrovore, ha scaricato al fiume, quindi un nuovo inquinamento. Da giugno 2016, un comunicato stampa del comune annunciavano il completamento del lavoro del DK15. Ad oggi il DK15 è stato fatto, è stato progettato, a che punto sono? Ci chiediamo. Quindi le domande sono due: questo lavoro è stato collaudato, perché non funziona, bisogna tornarci sopra? È una domanda al sindaco, ma il comune di Pescara ce l'ha l'assessore all'ambiente, sì o no?